Vogliamo riscattarci dalla prova degli ultimi giochi del Mediterraneo dove non è andata per niente bene. Rispetto a 4 anni fa il gruppo è completamente cambiato, penso che ci siamo solo io, Bulzamini e Moretti del vecchio gruppo, quindi è un gruppo giovane, ancora più giovane per l'assenza di Mimmo, Domenico Ebner e Pablo Marrocchi. E penso che in queste due partite si è vista la nostra voglia di correre, il nostro gioco, quindi penso che siano solo dei piccoli dettagli. Poi la prima partita penso prendiamo 22 gol, la seconda 27, con un gioco che comunque corriamo, quindi penso che la difesa ci sia, i portieri anche, forse oggi un po' meno, però nel secondo tempo Mate ha fatto le parate quelle che, di cui ci ha abituato, quindi penso che ci siamo. Adesso ci mancano ancora 2-3 giorni di lavoro. Poi la prima partita con l'Egitto, che non sarà la più facile di tutte, però proprio la più difficile. Però tutto sommato è meglio, no? Cominciare subito con un avversario forte, di grande spessore internazionale come l'Egitto. Hai fatto riferimento alla velocità del gioco. Quanto, ecco, queste nuove regole introdotte dal board internazionale possono in qualche modo anche agevolare una squadra che ha sempre fatto della corsa, della velocità, delle ripartenze le sue caratteristiche peculiari? Ah, penso che questo possa agevolarci molto a noi e non solo a noi, penso che la pallamano stia via via diventando sempre più uno sport spettacolare. Questo penso sia l'obiettivo degli IHF e delle HF per questo cambio di regole. Per noi è molto meglio, noi siamo giovani, corriamo, questo ci agevolerà tantissimo. Adesso stiamo ancora provando perché comunque sono appena uscite le nuove regole, quindi anche sul passivo così sono cose da provare e riprovare, però per il gioco veloce è molto, molto più facile per noi. Ora lo sarà anche per le altre squadre perché tutte si dovranno adattare. Il fatto di avere insomma, come impostazione di base proprio questa ricerca costante della seconda fase in qualche modo vi mette una condizione di vantaggio non disponendo di tanto tiro dalla distanza. Sì, ma è grazie a questo gioco che ce la siamo giocati con la Slovenia, difesa e correre, e grazie a questo gioco abbiamo vinto con la Svizzera, quindi questo gioco abbiamo visto che paga anche contro una squadra come l'Algeria che comunque anche loro corrono e adesso vedremo i giochi, ci saranno tanti fattori, ci sarà il caldo, ci sarà la stanchezza perché saranno 4 partite riavvicinate e vedremo, noi abbiamo 16 giocatori, tutti e 16 possono giocare, quindi vediamo se questo potrà fare la differenza per arrivare magari secondi o perché no provare con l'Egitto, vedremo chi porterà, chi non porterà, però non è importante, noi faremo il nostro gioco e vedremo fin dove possiamo arrivare.